Buongiorno telespettatori, abbiamo il piacere di avere il sindaco Maurizio Rasero di Asti, che anche lui ha dovuto prendere questa decisione, almeno temporanea, di annullare il palio di Asti. Buongiorno, signor sindaco. Buongiorno. Allora, una decisione anche questa sofferta, ma lei aveva sempre detto che c'erano delle problematiche. Quando è stato messo il fatto che il palio sarebbe corso, lei ha detto appunto che c'erano delle problematiche che gli interessava soprattutto la salute dei suoi cittadini e anche delle problematiche di forma economica per via delle banche e via discorrendo. Vabbè, diciamo che la situazione astigiana è un attimo diversa da quella senese. Come voi potete vedere tutti i giorni i telegiornali nazionali, il Piemonte dopo la Lombardia, la seconda regione sia per contagi che per purtroppo decessi. E all'interno del Piemonte la situazione astigiana e quella della vicina Alessandria sono state in queste settimane quelle un po' più critiche per tutta una serie di fattori che non stiamo qua a discutere oggi. Tanto per darvi un dato, noi abbiamo raggiunto nel nostro ospedale, che è diventato praticamente e completamente Covid, il numero di 188 positivi ricoverati nel momento di picco e una terapia intensiva che aveva 10-12 postazioni è stata raddoppiata. È completamente riempita con più di 20 pazienti che erano in terapia intensiva. Oggi la situazione è una situazione che è completamente diversa, però quando facevo certi discorsi, quando me la prendevo con comodo, utilizzavo una prudenza che era d'obbligo che era suffragata dai numeri. Oggi nel nostro ospedale non ci sono pazienti in terapia intensiva da un paio di settimane e ieri che ho sentito la struttura ospedaliera mi si è detto che sono soltanto più due i positivi che abbiamo in reparto infettivi. Quindi da 188 a 2 è un po' una bella differenza. Quindi il quadro sta migliorando, ma purtroppo non siamo arrivati alla fine di questa triste avventura. I dati di oggi e di ieri sera dicono che ci sono in varie città d'Italia dei focolai che ci dicono che il virus è ancora attivo e che si sta ancora diffondendo. Quindi, massima cautela, stiamo contingentando, iniziative varie per la città e cercando di chiedere ai nostri cittadini un ulteriore sforzo che comporta il rispetto di tutte le normative e una serie di accorgimenti che nella vita di tutti i giorni prima non avevamo l'abitudine di prendere, che oggi invece diventano indispensabili, non vi sto a dire lavarsi le mani, tenere la mascherina e stare a distanza dalle persone che abbiamo vicine. Quindi, se è vero che rispetto ad alcune settimane fa, quando dicevo, oh, del palio c'è tempo a parlarne, non per sminuire l'importanza del nostro palio, ma perché effettivamente noi stavamo dietro a persone che morivano, stavamo dietro a persone che rischiavano, se la struttura ospedaliera fosse andata in crisi, di non avere il posto in ospedale. Fortunatamente siamo riusciti a dare la risposta adeguata a tutti. Poi è venuto fuori il problema delle case di riposo, che è stata una bomba qui in Piemonte, con molti problemi e con conseguenze che si porteranno poi, credo, avanti ancora nel tempo, non solo nelle prossime settimane e mesi. Quindi il quadro che è migliorato, ma con ugualmente attenzione e prudenza, perché qua e là vediamo che nascono questi focolai, ci ha portato a fare delle riflessioni adesso non soltanto più di tipo sanitario, ma anche di opportunità e di ponderazione e calcolo dei rischi su ogni cosa che facciamo. E quindi su ogni attività, su ogni iniziativa si ragiona su in termini di costi-benefici e ci sono delle cose che sono più importanti dell'altre, ovviamente.
Quindi noi dal 4 di luglio organizzeremo un evento, una serie di eventi, un calendario di eventi culturali che arriva fino al 3-4 di settembre con 53 serate in cortili di palazzi storici della città, che danno la possibilità di contingentare un numero di ingresso e di rispettare tutte le norme e nello stesso tempo ci consentono di fare cultura e di non dire che abbiamo proprio chiuso la serranda e che questo ente in alcuni suoi settori ha alzato bandiera bianca. Dai primi di settembre, sarebbero stati i giorni clou della nostra festa, partirà invece tutto il discorso legato al vino, la risorsa più importante del nostro territorio e quindi, a differenza degli altri anni, dove nel settembre astigiano andavano a incastrarsi sostanzialmente tre eventi, a cui se ne aggiungevano poi altri collaterali, tre eventi, il premio del vino al concorso enologico, quindi la Due d'Or con la degustazione di vini di tutta Italia e anche di oltre confine, il Festival delle Sagre, che è un'iniziativa di tipo più enogastronomico, ma nello stesso tempo culturale, perché abbina una sfilata di 3.000 persone in abiti originali di inizio Novecento e che rappresentano inscenano momenti della vita contadina delle nostre campagne dell'inizio secolo scorso e abbinano queste a un momento culinario, quindi tutti i comuni, le proloco dei comuni della provincia vengono in città e cucinano i loro piatti tipici all'interno di casette vere e proprie, costruite con i coppi dove installano la cucina. Quindi, nella nostra città da 76.000 abitanti arrivano 400.000 persone in 2 o 3 giorni, capisce anche qui la portata. Quindi, questa è una festa che invece si è definitivamente cancellata. E abbiamo detto arrivederci all'edizione del 2021. Relativamente poi invece al terzo pilastro del nostro settembre astigiano, il nostro palio, noi abbiamo fatto tutto affinché si arrivasse oggi e lo si potesse eventualmente, se ci fossero state le condizioni, correre. Mi spiego meglio. Nel mese di maggio, in occasione delle feste del nostro santo patrono, noi abbiamo una serie di cerimonie che sono state rispettate, quindi sostanzialmente noi abbiamo commissionato ad un maestro artista locale, il professor Ottavio Cofano, i due dipinti. Ricordo che noi commissioniamo due pagli da tradizione, uno viene regalato, donato alla collegiata di San Secondo, alla chiesa del nostro santo patrono, e un altro viene messo a disposizione dell'amministrazione comunale per la corsa di settembre e verrà consegnato al vincitore del palio. Quello della collegiata è stato regolarmente consegnato alla chiesa del Santo Patrono, le cerimonie sono quindi state rispettate. Alcuni giorni prima, in un'altra cerimonia, i due pagli erano stati stimati e quindi vi è anche qui una cerimonia dove esperti misurano e certificano che il palio ha le caratteristiche da statuti. Arrivati ad oggi, quindi con tutte le carte in regola, dobbiamo semplicemente dirci con il mondo del palio, quindi con i rioni, con i borghi e in particolar modo con i rettori che li rappresentano, che cosa vuol dire correre un palio al 6, che cosa avrebbe voluto dire correre un palio il 6 di settembre. E quindi, con le regole che ci sono oggi, e quindi mi riferisco all'ultimo DPCM e alle delibere della giunta regionale che hanno recepito quel DPCM con alcune modifiche, quindi il DPCM nazionale vale per tutta Italia, ma l'ultima volta con l'ultimo DPCM si è dato la possibilità alle regioni di modificare in modo più restrittivo o meno restrittivo lo stesso. Quindi alcune regioni dove non ci sono numeri importanti, dove non ci sono magari da tempo contagi, possono allentare un po' la presa, allargare le maglie. Altre, quelle del nord, mi riferisco più Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, hanno invece potuto stringere un po' di più per essere più tranquille. Allora, alla luce delle normative che sono attualmente in vigore e che arriveranno presumibilmente, penso almeno fino al 14 di luglio, e in attesa di capire come il mondo cambierà ulteriormente al 14 di luglio, il palio
avrebbe dovuto corrersi con modalità che lo avrebbero stravolto, stravolto sia nei numeri di presenza di piazza, ma stravolto anche nei sentimenti, consentitemi dire. Non vengo a insegnare di sicuro a voi che cosa vuol dire vedere la propria realtà. Uso realtà così andiamo bene tutti e due, voi con le contrade, noi con i borghi, i rioni, i comuni. Quindi vedere la propria realtà che trionfa, magari dopo tantissimo tempo, probabilmente non si può chiedere alle persone che hanno atteso anni per vedere quello che sta capitando di non abbracciarsi, di non piangere o di rimanere composto, rimandando poi nella propria abitazione o altrove, mantenendo le distanze, il festeggiamento. Così come è immaginabile pensare alle cene della vigilia più tutte le altre iniziative dei giorni precedenti. Quindi, che cosa succede? Noi siamo arrivati fino alle porte di luglio con un palio, siamo arrivati alle porte di luglio con un palio che così potenzialmente ci sarebbe potuto correre, e prendiamo atto che in quella data, dopo un agosto che probabilmente comporterà per molti rilassarsi un attimo o potersi dedicare alla famiglia in modo diverso da come ci siamo potuti dedicare quando siamo stati chiusi in casa, perché noi siamo stati anche chiusi in casa per molte settimane, quindi uno potrebbe dire tempo per la famiglia ne hai avuto, però diverso magari in un momento un po' più sereno e con meno preoccupazioni e con un virus che sembra controllato, probabilmente molte famiglie hanno esigenze di svago, di vacanza, di altro. Quindi si arriva adesso a luglio con una festa che potenzialmente, se ci saranno le condizioni, al 6 di settembre, come ho sempre detto, ci sarebbe potuta correre, ma con difficoltà nel metterla in piedi in questo poco tempo. Perché il Tant'è che palio appunto. è una cosa di popolo, quindi ferma il popolo sarebbe. Perfetto. Allora, che cosa succede? Si dice: arriviamo ai primi di settembre con i nostri eventi culturali che occuperanno questi 2 mesi. Ai primi di settembre non corriamo il giorno 6 il palio, parte il festeggiamento del vino e quindi con la nostra duia, occuperà tutto il mese di settembre. E ci saranno momenti anche qui enogastronomici, ci saranno, ma a differenza della sagra, dove appunto vi chiedo di immaginarvi questa presenza di centinaia di migliaia di persone nelle piazze, nelle vie della mia città, quindi incontrollabili. La duia con eventi nei ristoranti consentono di stabilire numeri chiusi, di poter contingentare gli ingressi, di fare una serie di cose che quindi non è più numeri, quantità, ma è più qualità e selezione che sono compatibili con le norme che ci sono ad oggi. Cosa dico io da paliofilo? Ricordo che per 8 anni ho avuto il piacere e l'onore di essere rettore del mio borgo. Panaro, E che diciamolo. per 2 sono stato il presidente del collegio dei rettori, quindi ho coordinato i rettori di tutte i borghi, rioni e comuni. Che cosa ho detto? La prima settimana di settembre, per ormai tutti questi motivi, non è possibile correre un palio, ma il palio, essendo tradizione, essendo cultura, essendo vita, essendo per alcuni astigiani tutto, e comunque qualcosa di importante che viene difficile anche raccontarlo, io lascio disponibile tutte le settimane successive al 6 di settembre per eventualmente organizzarlo. Organizzarlo magari senza le tribune, organizzarlo con alcune modifiche, dove l'unica cosa da cui non si può prescindere è il percorso. Quindi la pista sarà, nel caso, tale quale a quella sulla quale abbiamo sempre corso, perlomeno dal 1988, quando c'è stato il trasferimento da Piazza Campo del Paglio a Piazza Alfieri e abbiamo trasformato il percorso che era un ovale stile ippodromo in un percorso diverso, triangolare, prendendo le forme appunto della Piazza Alfieri. Quindi ai rettori ho fatto presente che se ci saranno le condizioni sanitarie. Qui si sta parlando che a settembre ritorna la gente negli stadi a vedere le partite, si sta parlando che riaprono i cinema, si sta parlando di tante cose, e per adesso nel parlare ci dà l'impressione che si va verso una normalità e che si va nei prossimi mesi a
a ritornare a ciò che era il pre-Covid. Allora, se questo continua, se non ci sono ricadute, se non c'è un ritorno di questo virus che alcuni virologhi danno come possibile, se i rettori possono venire dal sindaco di Asti il lunedì mattina di una qualsiasi settimana da settembre fino alla fine dell'anno, naturalmente dopo aver visto eventualmente previsioni del tempo e essersi confrontati per garantire alcune cose che sono di loro competenza e dire al sindaco: noi domenica, quindi il lunedì, 6 giorni prima, noi domenica vogliamo correre il bagno. Io sono disposto a bloccare, ripeto, se ci saranno le condizioni, la città, allestire la pista e consentire che si corra anche nel 2020 il nostro bagno. Questo è un po' il quadro. A settembre, a ottobre ci diranno invece che il mondo è ritornato a quello di 40 giorni fa, e ne prenderemo atto e definitivamente andremo all'annullamento della nostra festa. Quindi, questa è una bella possibilità, Bella cioè possibilità, dire cioè dire addirittura addirittura. 7 giorni prima che si può correre il palio, voglio dire, questa è una cosa, mi ha niente male. Però, ecco, lei pensava, perché ho sentito di metterlo in concomitanza col Giro d'Italia, perché Sì, lei no, io ho so che fatto lei questa. è uno di quelli che vuole far crescere in maniera importante il suo palio, farlo conoscere ancora in maniera importante, giusto? Quindi questa sarebbe un'altra occasione di Allora, mediatica che a fa. noi arriverà in città a ottobre il Giro d'Italia nella penultima tappa importante, quindi in sostanza l'arrivo a Milano la domenica, ultima tappa di montagna il sabato. Noi siamo la tappa precedente del venerdì ed è la tappa più lunga di tutto il Giro d'Italia 2020. Capisce che una Rai in diretta per alcune ore, che continua a ripetere, come ricordo negli anni precedenti nei Giri d'Italia, oltre a tante altre cose, dati tecnici sulle squadre, sui ciclisti, su tutto quello che volete, ma periodicamente dice: mancano 100 km Asti, mancano 50 km Asti. Ecco, se in quel frangente noi avessimo le possibilità di dire che dopo pochi giorni corriamo il palio, capisce che è uno strumento importante per veicolarci in tutto il paese e non solo, e quindi quella potrebbe essere l'occasione. Quindi immaginare gli ultimi 7-10 giorni di ottobre come quelli nei quali potrebbe organizzarsi, anche perché poi, ce lo diciamo, da lì in avanti, fine ottobre a dicembre, il tempo cambia Diventa e problematico. diventa molto tutto più incerto. Aggiungo, perché in un passaggio non l'ho fatto, che oltre alla salute generale della popolazione, alle condizioni, a tutte le cose che volete, ci devono essere anche le condizioni per i nostri cavalli. E quindi devono essere garantiti tutte le attività che noi facciamo per garantire il benessere animale, e quindi anche la valutazione dei soggetti che ci arrivano e delle loro condizioni può essere una delle condizioni che può sbilanciare da una parte o dall'altra per la possibilità di correre o non correre il bagno. Lei eventualmente penserebbe anche di fare una corsa a livello di preparazione al palio e addestramento, anzi, prima, nel caso. Questo è quello su cui mi confronterò con la commissione veterinaria. Abbiamo una commissione veterinaria, abbiamo un presidente che da molti anni segue proprio questa branchia dell'organizzazione globale della festa, e quindi anche lui mi dovrà dare un parere positivo e mi dovrà dire che ci sono le condizioni, cioè non metto a repentaglio il mio palio e magari anche altri. Sappiamo quanti sono lì con il fucile puntato e ci aspettano, Al non barco, eh. vedono l'ora che sbagli per poter di nuovo riaprire polemiche e compagnia bella. Quindi non vado, così come dico, non vado a mettere a rischio la popolazione, non vado a mettere a rischio la festa e magari conseguenze anche per altre, dicendo che
Sono stato uno sprovveduto, a tutti i costi ho voluto correre un palio, ho messo dei cavalli che non erano idonei, qualcuno si è infortunato. Ecco, questo è un film che non si vedrà. Piuttosto. Ecco, ma guardi, signor Sindaco, io la voglio tranquillizzare sotto questo aspetto, perché i cavalli ce l'hanno dei ragazzi e dei fantini che sono dei professionisti e sanno quello che fanno. Quindi, se dovessero portare un cavallo a correre, lei potrebbe stare tranquillo che quel cavallo è nella forma perfetta per poter correre, altrimenti non lo porterebbero. Sì, io vi Gli faccio metto però la mano sul fuoco. una piccola puntualizzazione. A me arrivano ogni palio almeno 42 soggetti, sono circa 42 i soggetti che vengono visitati, due per ogni realtà. E non è così scontato che tutti quei 42, quando arrivano, siano così preparati. No, perché sa perché, signor Sindaco? Perché i cavalli che vengono ad Asti sono diversi da cavalli che corrono il Palio di Siena o il Palio di Bientina o Castelvetrano, per dire, o Castelfranco Veneto, scusate se trascuro qualcuno, perché sono cavalli questi qui che corrono anche in ippodromo, quindi li troverebbe cavalli in forma sicuramente. Ma questo è tanto per fare un discorso così di conoscenza, perché i cavalli che vengono lì sono cavalli che corrono anche in corsa regolare, quindi troverebbe dei cavalli perfettamente a posto, e questo glielo do come tranquillità Io sua. quando, guardi, io quando la commissione veterinaria mi mette una firma e me lo dice, io le do ragione. Fino ad allora, fino alle prove e ai test, mi consenta di mantenere l'aleatorietà e la possibilità che non tutti i 42 siano nelle situazioni e nelle condizioni di cui mi parla lei. Lei deve, ma questo è scontato, no? Mi pare che del discorso del controllo veterinario che ci deve essere per la tutela del cavallo e per far vedere che i pali, la prima cosa a cui tengono è il cavallo, perché è sempre il protagonista assoluto di qualunque palio, è il cavallo. Il resto gira tutto intorno al cavallo. Quindi quello deve essere il fulcro di un palio, è perché è quello che corre, quindi le attenzioni sono tutte per lui, e sia da parte di chi ce l'ha, sia da parte degli organizzatori dei pali, che devono controllare che siano a posto. E quindi Asti questo lo ha fatto anche molto bene, l'ha dimostrato nel tempo di controllare i cavalli in una certa maniera, in una maniera veramente giusta. Quindi allora, nel caso che lei corre il palio, viene corso il palio di Asti a ottobre o non so quando, sarebbe un palio straordinario e non un palio ordinario a quel punto. Oppure. Ah, qui io credo che avvocati e amanti dei cavilli si sbizzarriranno nel definirlo nelle prossime settimane. Dal mio punto di vista, il palio del 2020, non correndosi più come da regolamento, il 6 di settembre, quindi la prima domenica di settembre, il palio di questo anno muore, quindi non si corre. Ed eventualmente il palio che si assegna è un palio straordinario. Posso essere smentito, questa è la lettura che do io. Poi, sinceramente, se ci saranno le condizioni, facciamo la nostra festa, divertiamoci e poi ognuno lo chiami come vuole. Ecco, L'importante questo. sarebbe ora, lo dia. Ecco, quindi sarebbe comunque un palio corso nel 2020. Senta, io non volendo, ho fatto interviste a quasi tutti i rettori di Asti, no? E non volendo, ho fatto un piccolo sondaggio per lei. Perché ho fatto la domanda della tratta, perché lei mi spiegò che gli sarebbe piaciuto la tratta, perché mi giustificandomela, l'ho detto, perché vorrebbe che i denari rimanessero ad Asti, giusto? Una delle motivazioni, sicuro. Ecco, c'è stato chi era d'accordo e chi non era d'accordo. Proprio il La re. maggioranza penso contraria. Sì, però secondo me una definizione simpatica e forse anche interessante per certi aspetti l'ha data proprio il rettore di Taranto, perché ha detto: sì, la tratta, però non come fanno gli altri. Noi sorteggiamo il Borgo, Rione e Comune,
E quel borgo Rione Comune sceglie il cavallo, quindi ci vorrebbe anche la capacità di saper scegliere il cavallo. E questa sarebbe una tratta diversa dagli altri, in un certo modo intrigante. Lei che ne pensa? Sono tutte possibilità che si possono, che hanno come dei pro e dei contro, perché qualsiasi scelta può avere degli aspetti buoni, positivi, favorevoli e altri meno. Quindi è da esaminare una proposta come altre. Non mi stupisco che proposte di questo tipo arrivi da Tanaro, che è un rione che ci crede, ecco, forse più di altri, che ha sempre dibattiti interni sul come migliorarsi e su come migliorare in generale la festa, che si mette in gioco costantemente, prendendo anche posizioni che alcune volte sono scomode. Lo è sempre stato e quindi, ripeto, non mi stupisco che il rettore oggi abbia tirato fuori dal cilindro questa novità. È la prima volta che la sento, può essere. Senta, e comunque i suoi rettori, intendo del Palio di Asti, tutti concordano con lei con il fatto che proprio il Palio di Asti avrebbe bisogno proprio di più pubblicità, detto proprio in maniera spicciola. Però anche con. Guardi, io le faccio un esempio, tanto per renderci conto di cosa vuol dire pubblicizzare o promuovere un evento. Prima dell'arrivo della mia amministrazione, in questa città si facevano piccole mostre, si facevano iniziative che costavano qualche soldo, ma dove nel budget della mostra si destinava circa il 5% alla promozione, forse anche meno. Noi siamo arrivati, abbiamo intanto deciso di fare investimenti più importanti, di me, visto che da soli non potevamo farli, abbiamo messo in mezzo e abbiamo creato sinergie con altre istituzioni, si sono create mostre di livello superiore, dove il budget è stato diviso in modo completamente diverso dagli anni precedenti e rispetto al 5% dei denari da destinarsi alla promozione ne sono stati destinati il 30-35%. Ebbene, da mostre che facevano 5, massimo 10.000 presenze, le ultime due, quella di Monet e gli impressionisti della Normandia e quella di Chagall, hanno portato ad Asti fra i 60 e i 70.000 visitatori entrambi. 60 e qualcosa un anno, l'anno dopo l'altra quasi 70 all'intorno. La città di Asti, come vi ho detto, ha 76.000 abitanti, quindi è stata una scelta azzeccata e importante. Questo ci insegna che qualsiasi cosa che fai, anche se ha dei grandi potenziali, anche se ben fatta, anche se quelli che vengono appunto ti dicono la miglior cosa del mondo, ma se tu non la promuovi adeguatamente e non la fai conoscere, io dico sempre: meglio comprare una pagina sul Corriere della Sera e ci leggono in tutta Italia rispetto che comprarne tre o quattro sui giornali locali e dirci per noi quanto siamo bravi e quanto abbiamo delle cose belle. Peccato che continuiamo a raccontarcelo solo sempre fra di noi. Quindi questo è un po' il senso. Sicuramente il nostro Palio ha potenziali di crescita importanti e speriamo di poterli in futuro sfruttare al meglio. Benissimo, signor Sindaco, io la ringrazio come spero che possiate correre il palio perché vuol dire che siamo ritornati alla normalità, anche Ma io se. sono convinto che se lo corriamo noi lo correte anche voi, forse ci anticipate persino. Oddio, la speranza dei contadaioli è quella che ci sia questo palio straordinario. Io me lo auguro più di tutti, li seguo con grande passione. Benissimo, lei le lascio salutare chi ha più piacere di fare. Ma io saluto intanto i senesi, guardi, facciamolo in questo modo: gli astigiani li saluto già dalla mattina che mi alzo fino alla sera che vado a dormire. Sono un sindaco presente sul territorio, giro la mia città, frequento ogni ambiente. Quindi consentitemi di salutare qui tutti voi, i senesi in particolar modo, veramente tanti amici nella vostra città. Ci vengo e ci torno tutte le volte con grande piacere. E quindi il saluto va a tutti voi, nella speranza che le cose migliorino per tutti e che anche voi vi possiate togliere in questo 2020 le giuste soddisfazioni con la vostra festa.
La ringrazio della gentilezza, dell'intervista e come concludo sempre un grande in bocca al lupo a tutti noi perché in questo periodo ne abbiamo davvero un gran bisogno. Arrivederci, saluti a tutti. Grazie signor Sina.